vedo Simone Mostro e Santiago, e anche alcune presentazioni che ci saranno nel pomeriggio, sono che abbiamo lavorato tanto, alcuni ragazzi che presenteranno nel pomeriggio sono miei ex allievi, anche di un tempo passato, e questo mi fa molto piacere. Diciamo. Vedo che la partecipazione che ho visto, ci sono sia giovani che persone più in avanti negli anni, come me. E come vedete io resto la maglietta Camera on Call, l'iniziativa di Google, non perché ci vado a lavorare, ma sono 10 anni che c'è questa iniziativa e che i nostri studenti diciamo universitari partecipano a questa iniziativa, e ne hanno seguiti probabilmente una dozzina di persone che negli anni dal 2005 in poi hanno fatto questa esperienza, e potrei diciamo suggerirla a tutti quegli giovani, gli studenti che sono qui in aula. Tenete presente che verso febbraio esce il bando e diciamo, Google sponsorizza un po' di progetti open source di vario tipo, da kernel, Linux, FreeBSD, eccetera, a programmi applicativi, e se volete partecipare a questa iniziativa prevede delle borse di studio per lavorare un paio di mesi durante l'estate con la supervisione di qualche membro delle organizzazioni o del centro universitario, insomma, ed è un'esperienza assai interessante perché poi permette sia di concentrarvi su un progetto specifico, sia di stabilire legami con l'organizzazione con cui poi andrete a lavorare. Allora, questa iniziativa oggi si chiama Linux Day, e qua a Pisa in particolare il focus è abbastanza centrato sulle reti, sul monitoraggio delle reti, che è un'area su cui a Pisa probabilmente siamo al top nel mondo, grazie anche al lavoro di Luca e di altre persone che sono in quest'aula. Non è l'unica area di interesse, per cui diciamo, se volete lavorare nell'ambito dell'open source c'è moltissimo da fare, ovviamente nel campo delle applicazioni, che sono le cose più varie e richiedono un po' di conoscenze con i vari domini applicativi, ma anche c'è un settore che sembra abbastanza interessato, sicuramente quello della virtualizzazione. Ci saranno un paio di interventi nel pomeriggio su questo argomento. È un settore dove c'è ancora molto, molto spazio per svolgere le attività, fare dei progetti che portano a grossi miglioramenti di prestazioni, del tipo di quelli che ha ottenuto Luca col suo lavoro nel campo delle reti, un lavoro che è cominciato una decina di anni fa, forse di più, e che poi è andato avanti. E diciamo, essere i primi ad entrare in un settore che è ancora arretrato dà un vantaggio di posizione enorme, perché intanto si riescono a produrre dei risultati molto interessanti, e poi essendo in avanti, quando parlate con la gente, sentite quelle che sono le esigenze da parte delle persone, avete magari già nel fondo del vostro cervello un'idea di come affrontare il problema, di come arrivare ad una soluzione. Quindi non spaventatevi non siate spaventati dal fatto che magari le presentazioni che sentite oggi fanno vedere risultati incredibili e al top della tecnologia. Questi risultati non sono venuti per caso, sono frutto di lavoro, ma sono frutto del lavoro fatto da persone che con umiltà si sono messe all'inizio a studiare il problema, a vedere qual era lo stato dell'arte, a cercare di cogliere quelli che potevano essere settori dove c'era la possibilità di fare degli sviluppi e di ottenere dei risultati interessanti, e poi pian piano queste persone, tipo il mio prego, eccetera, sono riusciti a imporsi in quest'ambito anche internazionale. Non è una cosa che richiede di essere degli Einstein, richiede semplicemente lavoro, dedizione e interesse al problema che state affrontando. Allora, detto questo, non saprei cosa altro dire. Io non ho voluto dare un contributo tecnico, intanto c'erano tante persone che potevano parlare e raccontare cose interessanti, quindi lascerò spazio agli altri. Grazie a tutti di essere venuti e grazie agli organizzatori di aver realizzato questa iniziativa, che credo che ha anche un buon successo. Un ultimo ringraziamento all'università, che ha messo a disposizione un'aula, che è una cosa interessante. Il fatto che questi Linux Day siano, vedo, ho visto rapidamente prima, siano ambienti universitari, tutto sommato è molto in linea con lo spirito di quello che dovrebbe essere un'istituzione universitaria.